Solo per vedere se ho capito bene, quindi se allo scadere dei 6 mesi non sono state fatte le verifiche che andavano fatte su questi soggetti pericolosi, vige il silenzio assenso. Allora lo ritiro. La ringrazio. 4. Mura. Riformulazione. Va bene. Sberna, c'è un invito a ritiro o parere contrario? Viene ritirato? Viene ritirato sì o no? Ritirato. Santerini, favorevole. 7. Scotto, riformulazione, va bene? 8. Mazzotti di Celso, riformulazione, va bene? Perfetto. 9. 40. 9 è il numero. Invito al ritiro. Ritirato? Ok. Ciauchi è favorevole. 11. Guerini, riformulazione, va bene? 12 è favorevole. Zampa, 13. Raccomandazione, accolto. Perfetto. A questo punto abbiamo terminato per oggi l'esame del provvedimento. Comunico che a seguito della conferenza dei capigruppo svolta in data odierna si è convocato di rinviare la seduta di si è concordato di rinviare alla seduta di martedì 13 a partire dalle ore 10:30 lo svolgimento delle dichiarazioni di voto finale dei rappresentanti dei gruppi e delle componenti politiche del gruppo misto con ripresa televisiva diretta sulla proposta di legge in materia di cittadinanza. Conseguentemente la prossima settimana, fermo restando quanto già previsto per la giornata di lunedì 12 ottobre, da martedì 13 l'ordine degli argomenti sarà il seguente: proposte di legge in materia di cittadinanza, atto Camera 9 e abbinate, proposte di legge di contrasto e repressione dei crimini di genocidio contro l'umanità e di guerra, atto Camera 2874, proposte di legge in materia di diritto alla continuità affettiva, atto Camera 2957 e abbinate, disegno di legge sul codice degli appalti, atto Camera 3194, mozione Rondini e altri 1008 sui tagli al servizio sanitario nazionale. L'organizzazione dei tempi per l'esame della mozione concernente tagli al servizio sanitario nazionale e alla proposta di legge numero 3000 e della proposta di legge numero 3194 recante codice degli appalti, nonché della discussione generale della proposta di legge numero 2874 in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, sarà pubblicata in calce al resoconto stenografico della seduta.